Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a questa platea meravigliosa di giovani studenti e siamo qui tutti quanti raccolti appunto nel segno dell'incontro dal vivo per la terza edizione di Positano Racconta che vuole indagare l'educazione sentimentale e soffermarsi soprattutto su quattro parole che quest'anno sono violenza, perdere, frustrazione e gelosia. E passo subito la parola al sindaco Giuseppe Guida per dei saluti. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti in quella che è la casa comunale. Ieri abbiamo avuto un evento straordinario con tanti bambini, oggi ne abbiamo un altro. Questo voi dovete sapere che è il luogo dove vengono prese le decisioni importanti per il futuro del nostro paese e quindi è sicuramente il luogo migliore dove è ben accetta e gradita la presenza dei giovani che appunto rappresentano quello che sarà il nostro futuro, per cui sono felice, veramente onorato di avervi qui questa mattina. Non c'è cosa più bella per un sindaco di vedere dei ragazzi giovani nella casa comunale, quindi ringrazio la dirigente del nostro istituto Luca Antonio Porzio, la dottoressa Stefania Starita, perché devo dire che è sempre attenta a quelle che sono le iniziative che organizziamo, soprattutto quando queste, ecco, possono essere di grande interesse e di apprendimento e di crescita per i giovani della nostra comunità. Ovviamente ringrazio la Fondazione De Santis, il presidente Francesco De Santis, presente qui quest'oggi. Lui è sempre molto lestio a dichiarazioni, a presentazioni, quindi provvediamo noi, ma devo dire che anche molto attento a quello che fa con la sua fondazione, una fondazione importante che realizza dei premi di primaria importanza a livello nazionale e internazionale, per cui noi ci pregiamo da 3 anni di organizzare questa manifestazione che io molti definiscono rassegna letteraria. In realtà qui andiamo in un concetto un po' diverso, andiamo oltre quella che è la rassegna letteraria, perché in questi 3 anni l'obiettivo è stato quello di raccontare, di parlare, di creare uno scambio, un confronto diretto con la platea su quelli che sono i temi di grande attualità. E quindi avete visto anche quest'anno ci siamo dedicati su un tema particolare, interessante, che oggi è in tutte le televisioni e tutti i giornali, che è il concetto di violenza di genere, ma di violenza intesa nel suo complesso più ampio. E noi proprio quest'anno in tutte le iniziative del nostro calendario natalizio abbiamo voluto, ecco, lanciare un segnale forte di rifiuto dalla città di Positano di ogni tipo di violenza. Quindi abbiamo acceso proprio qui sulla piazza Turnau, sulla nostra casa comunale, una grande stella cadente illuminata dove abbiamo posto al di sopra di questa stella tutti i nomi di tutte le donne che purtroppo da inizio dell'anno 2023 a fine anno hanno perso la vita per mano, ecco, di persone ignobili che purtroppo hanno fatto dei gesti inaccettabili per quello che è la nostra società. Quindi ovviamente era importante che fossero presenti i giovani della nostra città, perché è una consapevolezza che deve partire dal basso, deve partire dalle nuove generazioni per far sì, ecco, che in qualche modo ciò non avvenga più. E se questo può essere uno stimolo e può essere un qualcosa che possa evitare anche solo una di questi gesti, allora oggi abbiamo raggiunto quello che è il nostro obiettivo. Chiaramente ringrazio tutte le autorità civili e militari presenti, il nostro colonnello dei carabinieri, tutto il comando provinciale, adesso arriverà anche il generale Oriol della Guardia di Finanza, il nostro capitano che è sempre presente per il nostro territorio e che ho avuto modo di apprezzare alla Virgus Fidelis con un discorso veramente di grande profilo culturale al quale tutti quanti ci dobbiamo ispirare, ovviamente il nostro comando della stazione di Positano e tutti voi, insomma. Quindi sono felice di inaugurare questa mattina Positano Racconta per la terza edizione. Chiaramente questo è l'inizio, ci saranno 2 giorni di grandi discussioni, ma ovviamente partiamo da quest'anno per poi riprendere anche per l'anno futuro. Quindi ringrazio veramente tutti e buon Positano Racconta. Grazie. Vorrei qui un saluto da Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, giusto per qualche parola. Buongiorno a tutti,
Ovviamente ringrazio la Fondazione per questo momento di incontro. Io sono il comandante provinciale di Carabinieri di Salerno, sono anche un papà e quindi ciò che mi lega oggi a questa... Sono due aspetti. Il primo, appunto, che ho un ragazzo di 13 anni, quindi più o meno l'età di qualcuno di voi, o forse un po' più grande. E il secondo aspetto è che i miei genitori sono entrambi insegnanti. Ora sono in pensione, ma sono entrambi stati degli insegnanti. E quindi quando si legge educazione sentimentale è una bella sfida, immagino, per gli insegnanti ed è soprattutto... un bel impegno anche la capacità di ascolto dei ragazzi, appunto, se considero quello che è la capacità di ascolto, appunto, di mio figlio. E noi adulti, noi insegnanti, noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo un grande onere ed è quello di, appunto, educare. Tutti noi sappiamo il termine da cosa derivi e soprattutto qual è l'impegno che dietro questo termine ci deve prendere, perché non è soltanto una formazione, non è soltanto un addestramento, ma è far comprendere nell'intimo quelli che sono i veri valori dell'essere umano. Ecco, in questi giorni sicuramente l'attenzione mediatica è stata rivolta a tematiche della violenza contro le donne, ma allargando lo sguardo purtroppo vediamo violenza in tanti altri settori e sono sempre adulti ovviamente quelli che compiono violenza, quindi prima di tutto dobbiamo riflettere noi perché se non riflettiamo noi stessi non sappiamo dare i giusti consigli ai nostri figli. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie. Allora, inviterei qui a un cambio, così al tavolo con noi si siede la preside Stefania Starita. Ed entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo, vi presento alla mia destra l'autrice di questo splendido romanzo, che è Olga Campofreda. Ciao Olga. E vi leggo giusto, vive a Londra, dove lavora come ricercatrice, e tra le sue ultime pubblicazioni c'è San Francisco con Lorenz Ferlinghetti per Giulio Perrone e un saggio su Pier Vittorio Tondelli, Dalla Generazione. Allora, questo ragazzo per bene, Ragazze per bene, pubblicato da NN Editore, fa parte di una collana che già dal suo titolo è molto evocativo e si chiama Le Fuggitive, primo romanzo italiano dopo Nolan e Johnson, quindi anche una bella responsabilità. Allora, entriamo nel vivo della storia. Clara, la protagonista appunto di questo romanzo, fugge da una vita già scritta, ma scritta da altri. Vive a Caserta, quindi queste radici del sud in realtà le possiamo sentire tutti quanti molto vicine, e fugge soprattutto dalla rappresentazione di un femminile in cui non si rivede, soprattutto il femminile della madre, il femminile della zia e di tutte le donne che compongono la sua famiglia. Clara fa una scoperta, lei si trasferisce a Londra, ma comprende ben presto che la fuga geografica in qualche modo non risolve le ombre e i fantasmi che si porta appresso con sé. Per cui sarà proprio all'indomani di un ritorno in patria, un ritorno a casa, che le farà riscoprire un senso di gratitudine anche verso la famiglia e verso quel luogo di provincia che le stava così stretto, per ritornare a riappropriarsi della sua vita, quindi del suo desiderio di essere una donna adulta, autonoma, e soprattutto di dismettere in qualche modo i panni sia della fuggiasca che della figlia. È un libro, se mi posso permettere, che ci lascia un po' nude, sedute per terra, spalle al muro, che è la stessa immagine che Clara ci riconsegna mentre legge il diario della cugina Rossella. Perché? Questo ritorno a casa avviene
in occasione del matrimonio di una cugina con cui la protagonista Clara è cresciuta. Clara e Rossella diventano due femminili che, seppur cresciute insieme, quindi in uno stesso tessuto urbano e sentimentale, prendono poi due vite diverse. Ed è qui che si inseriscono, abbiamo parlato di parole, varie parole chiave importanti e che riguardano la vita di tutti noi adulti, ma soprattutto la vita di voi giovani. Le parole su cui e sulle quali vorrei appunto sentire il parere di Olga sono, prima di tutto, fuga, quindi questa sensazione di andar via, di fuggire da qualcosa che non ci piace, salvo scoprire che la fuga non risolve, la fuga esteriore, fisica in qualche modo, geografica, non risolve la nostra interiorità. Le altre parole bellissime sulle quali poi vorrei anche dopo sentire la preside del suo parere sono desiderio e libertà. Quanto e quando ci insegnano ad ascoltare il nostro desiderio e quando e quanto ci insegnano a dar voce a quel senso di libertà che fin dai anni di adolescenza, come sono quelli di questi ragazzi che vediamo qui questa mattina, inizia a non solo farsi avanti, quando impariamo ad ascoltare. Quindi Olga, vorrei sentire il tuo parere all'indomani di questa scrittura così bella, così densa e che confesso avrei voluto leggere anch'io in età adolescenziale, perché mi avrebbe squarciato un po' quel cielo plumbeo che soprattutto chi vive non solo in provincia ma forse anche al sud Italia vive e sente molto sulla pelle. Quindi le parole sono appunto fuga, desiderio, libertà. Ti ringrazio per questa splendida introduzione e per il modo in cui hai raccontato questa storia. Sai, poi fare un resoconto, un riassunto di una storia che si è scritto è sempre difficilissimo, perché quando facciamo un riassunto in generale prendiamo le parti più importanti e lasciamo un po' indietro i dettagli che non sono quelli principali. Ma chi scrive una storia è come un po' come un genitore, come fai a dire qual è il tuo figlio preferito? Ci sono degli aspetti anche marginali che dal mio punto di vista sono importantissimi. E, parliamo oggi di educazione sentimentale, di sentimenti, allora volevo raccontarvi da quale sentimento è nata l'idea di questa storia. Come è stato detto, io vivo a Londra ormai da un po' di anni e questa storia è nata mettendo insieme tanti ritorni nel mio paese d'origine, che è Caserta, ma soprattutto tanti incontri con delle persone con le quali ero cresciuta dalla vostra età fino alla fine del liceo, per un po' di tempo poi ci siamo persi di vista per poi rivederci adulte. Questi ritorni mi hanno fatto notare, come sempre si fa a distanza quando sei fuori da un contesto, mi hanno fatto notare tante infelicità, tante delusioni, un sentimento appunto quasi di frustrazione per una vita, una felicità che si credeva essere a portata di mano e che però si è scontrata con la realtà delle cose, la disillusione. Tante amiche che appunto hanno sposato il fidanzato storico del liceo non per scelta, ma perché sentivano la pressione di doverlo fare. Tanti amici, compagni di classe che avevano sempre parlato di andare a studiare, un esempio, filosofia, diventare professore di filosofia, ma si sono piegati all'idea dei genitori di fare l'avvocato o un'altra professione per cui appunto la famiglia teneva di più. Ecco, tutte queste condizioni, che non sono condizioni scelte ma subite da che cosa? Dalla pressione sociale, da come gli altri volevano che noi fossimo, hanno generato un sentimento di infelicità e di frustrazione, che non è proprio sovrapponibile, non sono due cose completamente sovrapponibili, ma sono collegate. La frustrazione di non essere quello che si desiderava e però di sentirsi costretti. Ecco, da questi sentimenti nasce l'idea di ragazze per bene. Lo stesso titolo, ragazze per bene, io ci tengo molto a sottolineare la differenza tra l'essere una persona per bene, un ragazzo per bene, una ragazza per bene, dall'essere un bravo ragazzo o una brava ragazza. Mi chiedo, chissà se anche voi vi siete interrogati sul senso di queste parole, buono e per bene. Secondo voi è la stessa cosa? Ecco, io non mi ero mai soffermata a pensare a queste due parole fino a che
non sono venute fuori all'interno del racconto, a mano che scrivevo, perché poi essere una persona per bene ritorna anche in tante chiacchiere che io sento in città e in famiglia. Quando si dice di una persona che è una persona per bene, in verità non significa che è una persona buona, significa però che è una persona che rispetta determinate regole sociali. Quali regole sociali? Beh, è differente se parliamo di una donna, se parliamo di un uomo, se parliamo di una ragazza o se parliamo di un ragazzo. Io non avevo mai notato fino a un po' di anni fa, quando poi riflettere su queste cose è diventato il mio lavoro, che per le ragazze e per i ragazzi l'educazione, quello che era lecito fare, seguiva delle regole diverse. Le ragazze erano già educate a diventare delle piccole donne, le mamme le trasformavano quasi in delle mini versioni di se stesse, ragazze che devono aiutare in casa, ragazzi che possono però uscire fuori, andare all'avventura, e se fanno qualcosa di sbagliato, sì, vengono sgridati, però in verità anche bonariamente, perché i ragazzi saranno ragazzi. In inglese si dice boys will be boys, no? I ragazzi sono così. È ragazzo. Quante volte sentiamo questa frase che va a confermare uno stereotipo? Non fa nulla per cambiare. E quindi le ragazze per bene sono queste ragazze che abbassano la testa nei confronti di una tradizione che le vuole asservienti, che le vuole accoglienti, sempre degli altri e quasi mai di se stesse. Essere ragazza per bene significa appunto, come dicevamo prima, seguire un sentiero già tracciato. E allora il fatto che questo libro, questa storia, rientri nella collana delle fuggitive non è un caso, perché la storia di Clara è la storia di una ragazza che ha visto questi schemi, ha visto questa divisione di cosa deve essere e di cosa non deve essere, ma seguendo il proprio desiderio e il proprio anelito di libertà ha deviato, è andata verso una strada non asfaltata, non tracciata, una strada che ha costruito lei, che non è sempre facile, perché deviare da quello che gli altri vogliono per noi è spaventoso, fa paura, prima di tutto perché non so se vi è mai capitata quella sensazione: se non faccio quello che vogliono i miei genitori, mi vorranno meno bene. Se io dico che cosa voglio veramente, la mamma, il papà, i miei cugini, i nonni, mi vorranno meno bene, mi ameranno di meno. Non è mai così. Non è mai così. E però ecco, anche Clara, la protagonista del mio romanzo, lo impara facendo, lo impara allontanandosi, scoprendo che effettivamente quell'allontanamento non è la soluzione. La soluzione qual è? Imparare a nominare i sentimenti che proviamo. Anche quella frustrazione che sentiamo quando non ci sentiamo al nostro posto, lì dove ci hanno messo, lì dove ci vorrebbero. Andare via, voltare le spalle, smettere di parlare con qualcuno, oppure invece che parlare usare violenza, essere scontrosi, non è questa la soluzione. La soluzione sarebbe provare a spiegarsi, provare a capire cosa vogliamo e comunicarlo prima di prendere le decisioni drastiche come quelle di andar via. Questo è un libro sulla frustrazione, sull'infelicità, sul coraggio di raccontarsi e soprattutto sulla ricerca di una tenerezza, di un'empatia che crea poi i legami. Le ragazze per bene sono ragazze che cercano legami, che gettano ponti per ritrovarsi libere. Mi riaggancio, appunto, resto nel solco tracciato dalla Campofreda ed entra prepotente una domanda: la scuola, il ruolo della scuola in tutto questo. A tal proposito abbiamo il piacere di avere collegato, mi confermate, Ettore Acerra, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, a cui appunto vorremmo dare la parola. A tal proposito abbiamo il piacere di avere collegato l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, a cui appunto vorremmo dare la parola. A tal proposito abbiamo... Ce la faremo. Ci siamo. Buongiorno a tutti, mi sentite?
Ci sente, direttore? Sì, io vi sento bene. Voi mi sentite? Bene. Tuo punto di vista, come si coniuga educazione sentimentale, scuola? D'altronde la scuola è il primo terreno in cui si forma la personalità, il carattere di quello che diventerà un futuro adulto. Allora, non posso esimermi da farvi complimenti e ringraziamenti per aver organizzato questo evento e per aver coinvolto i ragazzi insomma, in una tematica così importante, ricorrendo poi alla lettura. Una confessione, io il testo non l'ho letto, perché praticamente ne ho sentito parlare stamattina, avevo letto il vostro programma, ma i tempi non mi hanno consentito, quindi insomma mi scuso con l'autrice, però è uno spunto per me, uno stimolo per leggere un testo, leggere un romanzo che mi pare particolarmente interessante per gli spunti che fornisce. Ora, la tematica e la domanda che mi avete fatto certamente non è di semplice né soluzione, né è semplice dare una risposta. Soprattutto non è possibile dare una risposta unica, unitaria, perché molto spesso si dice, ed è anche giusto dirlo, ripartiamo dalla scuola. Sì, sono d'accordo, ripartiamo dalla scuola. Però ripartiamo da una scuola che è inserita in un sistema sociale, in un sistema di rapporti e soprattutto, mi permetto di dire, in un sistema di alleanze che devono vedere la scuola sempre più aperta a collaborare, a parlare, a confrontarsi. Insomma. Tornando alla domanda specifica, l'importanza della formazione per poter contribuire alla formazione del cittadino è fondamentale e la scuola già fa molto, anche se potrebbe fare di più. Di solito quando con i dirigenti scolastici, ma anche con i miei collaboratori, ci vediamo e ci confrontiamo su queste tematiche, la parola chiave è rispetto, perché poi sostanzialmente noi dobbiamo contribuire, aiutare i ragazzi ad avere rispetto, certamente nell'ambito dei rapporti di genere, insomma, ma è un rispetto che deve ispirare tutti i rapporti interpersonali. Non ci nascondiamo che, come diceva il sindaco all'inizio, il problema è un po' più generale, è un problema di una società che ha difficoltà nella gestione delle relazioni. La violenza diffusa è una questione veramente preoccupante. Ci sono i rappresentanti delle forze dell'ordine presenti e sanno quanto sia delicata far capire ai ragazzi che la violenza non risolve nulla. Noi siamo molto preoccupati, per esempio, non voglio farla drammatica, nel sempre più diffuso uso oppure adozione delle... I ragazzi, lo dico in modo forse grossolano, molto spesso, magari non nei vostri ambienti che sono un po' più tranquilli, portano le armi a scuola, usano i coltelli come meccanismo di difesa. E questa è una cosa che ci preoccupa tantissimo, perché poi ogni tanto sentiamo degli episodi veramente, veramente gravi. Ora, come ufficio scolastico regionale, di concerto con tutte le scuole, certamente noi cerchiamo di dare un contributo per affrontare queste tematiche. Non abbiamo la bacchetta magica, nessuno di noi ce l'ha, ma la parola rispetto nei rapporti interpersonali deve essere quello che ci ispira di più. Negli ultimi tempi molte sono state le iniziative che sono state fatte nelle scuole, penso, ma è solo un esempio, alla riflessione che sta facendo tutto il mondo della scuola napoletana e campana in generale
partendo dalla storia tragica dell'omicidio di Giorgio di Giovan Battista, che c'è stato a Napoli qualche tempo fa, e alla collaborazione che noi abbiamo con la madre e con tutte le forze dell'ordine. Forse però sto andando un po' troppo lontano e forse anche fuori tema. La tematica del libro è veramente interessante anche perché insomma parla di ragazze che insomma affrontano la loro adolescenza, la loro giovinezza in un universo femminile che non sono certo io a doverlo dire, ma diventa sempre più complesso. Noi abbiamo anche moltissimi giovani che non trovano nella nostra regione delle opportunità di lavoro e di sviluppo e di crescita che noi vorremmo che loro possano avere. E questo è un problema, quantomeno è una questione che anche qua noi dobbiamo affrontare. Però anche qua, tornando alla questione principale insomma, delle parole chiave che voi avete individuato nella vostra iniziativa e nel vostro, diciamo, festival letterario, anche se non è un festival letterario, insomma, credo che noi dobbiamo sempre di più parlare con i ragazzi, cercare di condividere valori. E un'ultima cosa voglio dire, noi abbiamo a mio parere un problema forte che si è acuito anche con la pandemia, insomma, perché i rapporti insomma, mediati sono sempre difficili, è quello del coinvolgimento delle famiglie, perché molto spesso c'è la difficoltà di avere una corresponsabilità educativa e una condivisione di valori con le famiglie, e non è sempre semplice, insomma. Anche perché la mediazione dei social, e anche qua non voglio andare oltre, non ci aiuta di certo, insomma, perché praticamente noi dobbiamo sempre cercare di capire e di far capire quali possono essere i meccanismi di comunicazione e di relazione, che molto spesso sono mediati, e molto spesso c'è la c'è quasi una sovrapposizione, se non una confusione, fra il mondo virtuale e il mondo reale. E quindi come scuola ci proviamo. Cerchiamo di lavorare sempre di più sull'educazione civica, sulla formazione del cittadino, sull'orientamento, sui concetti di cittadinanza attiva. Poi naturalmente abbiamo bisogno, come dicevo all'inizio, di alleanze, perché da soli certamente non ce la facciamo, possiamo dare un contributo ma non ce la facciamo, anche perché il gap generazionale alle volte è una questione di non poco conto. Comunque già sono stato abbastanza lungo e quindi ringrazio ancora e credo che poi siano i ragazzi che debbano effettivamente essere coinvolti ed essere attivi, perché solo con il loro coinvolgimento diretto e attivo possiamo cercare di avere una prospettiva nuova e una prospettiva più luminosa. Io sono comunque ottimista, perché credo che nonostante quello che si dica, i ragazzi sono quello che ci può dare, i ragazzi sono quelli che ci possono dare qualcosa in più. Quindi vi ringrazio, io purtroppo alle 11 mi devo diciamo scollegare, perché c'è un altro appuntamento istituzionale, quindi grazie ancora, complimenti all'autrice. E chiudo con una promessa: leggerò il libro, perché poi insomma questi appuntamenti servono anche per far venire la curiosità anche a uno come me che ormai è boomer, insomma i ragazzi ci chiamano boomer, no? Cioè i figli del boom economico, insomma. Allora praticamente diciamo, per me questa mattinata serve anche per stimolare una curiosità e uno stimolo sulla lettura di un bel romanzo. Grazie e buona continuazione. Ci sono? Sì, la ringraziamo, in fondo siamo qui proprio a creare delle connessioni emotive. Ritornando sempre tenendo bagaglio di quello che il direttore Acerra ci ha appena detto, riagganciandomi al romanzo, c'è un altro
ragionamento da fare o su cui meditare, ovvero il fallimento. Dal romanzo, dalla storia appunto di Clara, emerge questo personaggio della cugina Rossella che in qualche modo aderisce a quello che la società tendenzialmente impone o consiglia, anche per mettersi al riparo in qualche modo dal fallimento, dalla non riuscita. Questo fallimento, questa sensazione appunto di sbagliare, è molto diffusa anche tra i giovanissimi. E purtroppo sono episodi ultimi anche i suicidi di giovani studenti universitari che appunto non avevano avuto il coraggio di confessare alla famiglia, che non avevano sostenuto tutti gli esami di laurea fino a scegliere una tragica fine pur di non confrontarsi con quei genitori. Ci riagganciamo poi alla parola delle autrici, di cui forse si temeva non solo il giudizio ma anche quasi una mancanza di proprio di affetto, quasi la messa in discussione. Ora, prima di risentire l'autrice proprio su questo tema del fallimento, che poi in realtà fa parte dell'errare, i ragazzi lo sentono molto forte, si parla molto i voti, non i voti, insomma questa quasi pressione che già hanno, immaginiamo quando dopo le scelte di una vita sono scelte che deviano. In fondo Clara sceglie una strada che devia da quella comunemente accettata. Ecco, qual è il vostro osservatorio? I ragazzi, da che cosa percepite dai ragazzi quotidianamente? C'è questo timore? Perché c'è questo timore? Come affrontarlo? Come rasserenarli in qualche modo? Allora, io vorrei partire dal ruolo della scuola, visto che la sollecitazione è stata, certo, è questa ed è molto importante. Sicuramente la scuola è un luogo fondamentale di formazione, come dico, una cosa ovvia, ma poi soprattutto se teniamo presente il fatto che quando parliamo di relazioni, i modelli che hanno i ragazzi davanti sono i modelli che vedono in famiglia. E l'unico contesto sociale al di fuori della famiglia a 12-13 anni è la scuola. Contesti in cui i ragazzi incontrano altre figure adulte, quindi diversi modelli di comportamento, hanno la possibilità quindi di confrontarsi con appunto figure diverse. Poi insomma, sono già state dette tante cose, io alcune le volevo anche provare a richiamare, sul ruolo della scuola, dei docenti, dell'educare. Io dico dell'insegnare e lo aggancio all'insegnante. Etimologicamente insegnare significa lasciare un segno, segnare in segnare, lasciare un segno dentro le persone. Un vero insegnante fa questo. Un vero insegnante, davanti al malessere dell'alunno, al disagio dell'alunno, alla difficoltà dell'alunno, si mette in ascolto. Si mette in ascolto dell'alunno e prova quindi a capire qual è la ragione di quel disagio e prova ad accompagnare l'alunno in quell'errare, in quel passaggio, che poi è il passaggio della crescita, perché noi accompagniamo i ragazzi verso la crescita. Il ruolo della scuola è un ruolo importante, come diceva il direttore generale, noi non possiamo rimanere soli ed è necessario fare alleanze. E sempre tenendo il focus su quello che mi chiedeva lei, cioè cosa fate rispetto a un disagio, a una difficoltà degli alunni, rispetto al tema anche dell'educazione sentimentale, devo dire che il nostro istituto da anni ha realizzato una rete, non soltanto con il comune, e ringrazio il sindaco qua perché la collaborazione con l'ente locale è fondamentale e noi per far fronte al disagio dei ragazzi possiamo avvalerci anche di uno sportello ascolto con uno psicologo che è un servizio pagato dall'ente locale. Abbiamo inoltre una collaborazione con l'ASL che è fondamentale. Quando parliamo di educazione sentimentale mettiamo dentro l'educazione alla relazione, agli affetti, anche l'educazione alla sessualità. È un tema che i ragazzi approcciano a prescindere da noi, anche se noi non lo nominiamo, e qua faccio riferimento a quello che giustamente diceva la scrittrice, dare il nome alle cose, no? È fondamentale. Anche se noi proviamo a non parlarne, è chiaro che i ragazzi approccino a 12-13 anni la materia anche dell'educazione sessuale o del sesso, lo fanno attraverso la rete, che è il modo peggiore, perché sono senza rete là in realtà, qua faccio un gioco di parole, perché là si lanciano attraverso immagini o messaggi che spesso sono sbagliati, fuorvianti, e qui è importante il ruolo della scuola. Riprendiamo noi la parola e attraverso un progetto che si chiama Benessere in Amore, ed è un progetto di educazione all'affettività, da anni portiamo nelle classi degli esperti a parlare proprio di questo.
Che cos'è la sessualità? Una parte importante della persona, che però connette a un'altra persona. E in quella connessione c'è una relazione, e in quella relazione c'è un'affettività, e tutto questo si deve sapere, si deve vivere in maniera consapevole. Se su questo ci sono delle domande, i ragazzi ne hanno tanti, noi gliele facciamo fare in forma anonima, le trasferiamo agli esperti che poi rispondono in classe. Quindi riteniamo di dare ai ragazzi la possibilità di parlare con la loro voce, di farci delle domande, che è la cosa più importante, e noi ci mettiamo in ascolto e crediamo che questo sia il modo migliore per fare scuola su questi temi. Poi naturalmente, appunto, possiamo, vabbè, mi fermo per ora qua, altrimenti non voglio rubare troppo tempo, però ci sono tante altre cose da dire. Mi permetto di fare soltanto una sequenza, provo a mettere in ordine le parole che sono la chiave, il fil rouge di questa edizione di Positano Racconta, e io le metterei in ordine così, partendo da un'idea di relazione intesa invece in maniera sbagliata come possesso, e quindi in cui l'altro diventa oggetto del mio desiderio e io ti possiedo e tu sei mia, ok? Partendo da qui, gelosia, perché se sei mia non sei di un altro o fai quello che dico io, rimani nella mia orbita, sei un mio oggetto di desiderio, sei mio, quindi da qui può scaturire la gelosia. E nel momento in cui io perdo quell'oggetto, e quindi dopo gelosia metto perdita, c'è la frustrazione, che molte persone traducono immediatamente in violenza. L'ordine che io darei a queste quattro parole è questo, provando così a tracciare quello che è diciamo un fenomeno che poi arriva ad essere il femminicidio, che parte però sempre da un errore, da un errore di fondo, che è quello di considerare l'altro un mio oggetto e quindi di avere l'idea del possesso dell'altro. I ragazzi delle classi terze hanno visto tutti il film C'è ancora domani, e lì è molto evidente, no? Questa idea del possesso e dell'altro che entra nella mia orbita e fa quello che dico io. Questo, che era uno stereotipo di genere evidente negli anni 40 in Italia, resta ancora oggi uno stereotipo nelle relazioni tra i ragazzi, eh? E poi certamente nel momento in cui i maschi sono più forti, hanno la violenza, che questo insomma è un dato animale, direi, quando non sono in grado di dare parola, di mettere un nome a quello che stanno provando, e io qui vorrei ricordare anche che la nostra scuola lavora sul tema delle emozioni dalla scuola dell'infanzia. Noi insegniamo ai bambini a dare un nome a quello che provano. Le emozioni è un tema centrale del lavoro che si fa, proprio perché i bambini devono essere consapevoli di quello che provano. Questo è un altro livello del lavoro che non è scontato e che solo la scuola fa. Spesso lo facciamo solo noi, perché altrimenti appunto ai sentimenti ci si abitua, ovvero si imparano facendo, quindi vivendoli, e non sempre diciamo nella maniera corretta. Questo giusto per iniziare diciamo a avvicinarmi. I suoi alunni sono fortunatissimi, perché avrei dato non so quanto per essere insomma per attraversare un tipo di insegnamento e non di formazione. Mi piace molto che lei si è avvicinata e partita proprio dall'etimologia della parola. Mi ha colpito molto, perché è una cosa che faccio spesso anch'io, e sono sempre stata un po' diffidente, scettica quando si parla di formazione, senza pensare davvero all'idea di che cosa significa dare una forma, no? Molto spesso la scuola delle ragazze per bene, la scuola dove crescono Clara e Rossella, ha un cortile. Inizialmente questo romanzo doveva chiamarsi così, doveva chiamarsi Il Cortile, no? Sapete che quando uno scrittore lavora, una scrittrice lavora ad un testo, per tanti mesi, anni, a volte rimane questo file Word con il titolo, e il mio titolo di lavoro era appunto Il Cortile, fino a che non ho concluso la storia, l'ho riletta, e il titolo poi effettivo, Ragazze per bene, è venuto fuori perché era il vero volto di quello che avevo raccontato. Però perché ero partita con l'idea del cortile, e perché il cortile della scuola? Perché il cortile della scuola, o comunque l'ambiente scolastico comune che tutti frequentano al di fuori delle classi, è la prima forma diciamo di società al di fuori della nostra famiglia che noi arriviamo a frequentare. È nel cortile della nostra scuola, nell'ambiente comune della nostra scuola, che noi per la prima volta impariamo a presentarci come individui sociali,
che socializziamo con gli altri, che entriamo in relazione con gli altri. E nella scuola di Clara e Rossella questo tipo di relazione è una relazione fondata su ruoli di genere molto molto rigidi, è una relazione che parte da una formazione rigida, no? Che nessuno poteva mettere in discussione e per la quale appunto i modelli erano le suore che andavano ad insegnare, oppure addirittura i modelli della Vergine Maria che venivano proposti, o quello delle madri sempre pronte a parlare delle croci, del sacrificio che facevano nei confronti di queste famiglie, a volte anche facendolo pesare, no? E allora io sono partita da lì, sono partita dal cortile, che è stato come partire appunto da una scuola, e mi fa molto piacere sentire parlare la vostra preside in questo modo, perché mi fa capire che rispetto al tipo di scuola che ho fatto io e che è stato poi il modello di scuola che ho messo all'interno del romanzo, le cose sono un po' cambiate, stanno cambiando dall'idea di partenza di formare rigidamente dei futuri cittadini e cittadine su ruoli sociali ben precisi. Si sta arrivando invece all'idea di guardarsi dentro, di porsi quella domanda importante che dà forma ai nostri sentimenti, e cioè una domanda che si pone anche Clara alla fine del libro: che cosa mi rende felice? Imparare a comunicare all'altro quello che noi desideriamo di più, quello che ci rende felici, e quindi sostanzialmente noi stessi e noi stesse. Grazie Olga per queste parole, anche perché c'è un concetto che forse dovremmo veicolare ai ragazzi: la felicità non è un miraggio, cioè non è qualcosa che non esiste. Noi probabilmente le educazioni precedenti, un po' intrisi di radici cristiane, ma non solo, ci hanno insegnato questo concetto antichissimo e purtroppo anche contemporaneo del sacrificio. Il femminile che noi abbiamo davanti agli occhi probabilmente ce lo ha insegnato, ce l'ha inculcato, noi ce l'abbiamo dentro senza neanche essercene accorte. Su quest'onda mi piacerebbe anche sentire magari la voce di qualche ragazzo o ragazza che vuole dirci qualsiasi cosa, se appunto quale di tutte queste parole che abbiamo nominato magari risuona in loro. Non so se c'è già qualcuno che vuole intervenire. Con grande serenità, noi siamo qui a fare una chiacchierata. Sto perdendo il microfono. Una chiacchierata serena, non so cosa vi rende felice, se avete paura di sbagliare, quali sono i sentimenti che provate, le emozioni. Vedo una piccola, una mano da quella parte. Sì, eccola, sì. Una mano. Non piccola. Sì, certo. Grazie. Allora, almeno questa non è più una domanda, è più una cosa che ho pensato e elaborato sentendo il discorso che abbiamo fatto fino ad adesso. Allora, noi ci sono persone che hanno una mentalità che dicono: io sono così, non cambierò mai. Ok, sono stato abituato così, la mia testa non può cambiare, la mia forma non cambia, rimarrà invariabile per tutta la mia vita. Anche se la scuola ti forma, ti educa in un modo, in verità potremmo pensare una cosa: la scuola non è solo quando tu stai in classe e apprendi le cose, la scuola sono le persone in generale. Tu quando parli con qualcuno ti confronti con un'idea diversa dalla tua, che può cambiare in base a quello che poi pensi. Io, grazie ad alcuni professori, ho cambiato la mia idea su che cos'è apprendere, perché apprendere o cambiare forma o avere un pensiero fisso non è sempre la cosa giusta. Io conosco delle persone, certe volte, che dicono: no, la cosa è per forza così, e questo non è vero. Cioè, parlando di violenza soprattutto, la violenza non è una cosa messa così, è una cosa che ha delle derivazioni, perché noi uomini, e parlo io che sono un ragazzo, siamo sempre stati più forti, abbiamo sempre avuto una forza fisica maggiore. E il problema qual è? Che questa forza fisica la esprimiamo nel modo sbagliato, perché alla fine ci freghiamo, perché alla fine il vero senso della violenza è quello di dire: no, voi non siete persone, siete solo oggetti. E l'oggetto è una cosa che non si muove, non ha vita, non parla, ok? Cioè, in generale è una forma che tu usi sempre, cioè una matita non ha vita, non parla. Invece no. Cioè, gli esseri umani hanno una vita,
parlano, hanno il diritto di poter dire tutto quello che vogliono, e questo è stato percorso negli anni della storia, è stato detto tante volte. Il problema è che poi a un certo punto le persone si sono fermate, alcuni si sono fermati al concetto no, io sono così, sono così, e questo è sbagliato, perché alla fine il nostro cervello è programmato per andare sempre avanti, non per tornare indietro. Cioè noi, poi soprattutto la frustrazione è un sentimento, diciamo, che fa male, perché mo noi a scuola prendiamo un voto e diciamo che ci rappresenta, ma non è vero, perché siamo diversi, cioè ognuno è comparabile a una personalità loro per loro. E la mia domanda adesso è: qual è il motivo, cioè, di tutto questo? Che senso ha? Cioè, il senso non ce l'ha, perché alla fine noi possiamo essere geni, possiamo sapere tutto, ma quando sappiamo tutto, che divertimento c'è? Cioè, il senso della vita quale sarebbe? Nel non potersi confrontare, nel non essere diversi, nel non essere due generi diversi ed essere tutte quante figurine stampate una sull'altra. Cioè, per questo sulla Terra esiste la varietà, la diversità di genere, il modo diverso di pensare, perché se no non si potrebbe andare avanti, perché se tutti quanti fossero, non lo so, come me, non sarebbe divertente. Cioè, non possiamo mettere le persone tutte quante su un piano, che tutte devono pensare la stessa cosa. Quello lo fanno in Corea del Nord, hanno questo pensiero che dicono: guardate, voi pensare tutti quanti come dico io, ed è sbagliatissimo, perché la prima cosa che abbiamo, diciamo, dovuto scoprire è perché, la domanda semplicissima: perché? Perché si fanno queste cose? Per quale scopo? C'ha senso? Cioè, queste sono tante domande a cui, secondo me, l'autrice del libro può rispondere, perché o perché si è documentata sul fatto in sé per sé, o perché ha esperienza, ma la risposta si può dare. E ora chiedo: qual è? Ti ringrazio per questo intervento. Tu hai nominato un concetto veramente importante. Tu hai parlato di diversità, hai messo l'accento sulla diversità, sull'essere diversi. Per essere diversi, diciamo che bisogna dare come presupposto che esista anche un concetto di normalità. La parola normalità deriva da norma, norma significa regola, no? Che cosa vuol dire la regola? Vuol dire appunto un parametro per cui in società dobbiamo comportarci in un certo modo. Essere diversi, valorizzare le differenze, significa anche scardinare gli stereotipi di genere di cui abbiamo parlato fino ad ora. Quando parliamo di violenza, e più specificamente di violenza di genere, io mi chiedo se voi sapete che cosa significa. Sono quasi sicura di sì, perché nell'ultimo periodo se ne è parlato tantissimo. Che differenza c'è fra la violenza e la violenza di genere? Non è che significa solo che se una donna che subisce violenza è violenza di genere, è molto più profondo. La violenza di genere significa una violenza contro una donna per rimetterla al suo posto. Prima parlavamo di strade tracciate. Se a un certo punto in una relazione una donna decide di lasciare la cura della casa e cominciare a lavorare fuori, oppure decide di vestirsi magari in un modo più appariscente, il compagno, il marito, il figlio, chiunque nella sfera familiare non usa violenza contro di lei per rimetterla a posto, e quindi per farla tornare in casa, farle lasciare il lavoro, farla allontanare dai social, prendere le sue password per controllare i suoi social, dirle come si deve vestire, chiederle dov'è ogni secondo, quella è violenza di genere, perché è una forma di controllo volta a ripristinare che cosa? La norma, la regola, ovvero quello che dicevi tu,
la moglie per bene, la ragazza per bene, andare a minare quel desiderio di diversità, quel desiderio di libertà che si allontana dalla norma, dalla strada tracciata. Quindi ecco, valorizzare la diversità, le diversità, è fondamentale per la società che vogliamo costruire. E tu dici bene, non siamo in Corea del Nord, spero che non lo diventeremo mai, spero che anche la Corea del Nord a un certo punto in futuro smetta di essere un po' la Corea del Nord che è oggi. Tutte le forme di costrizione, le dittature, non solo politiche, culturali, sono da scardinare, no? E come si comincia a scardinare questo? Con la cultura, con la riflessione, con il confronto che era appunto quello che, di cui parlavi tu prima. Quindi grazie per la tua bella riflessione. Grazie ancora. E c'è qualcun altro che vuole intervenire, dirci qualcosa, lanciarci? Arriva il microfono. Da che cosa è stato preso questo racconto? Da una storia fantastica oppure da una storia che veramente è accaduto oppure che è accaduto a te? Che bella domanda, ti ringrazio, mi piace molto parlare di questa cosa. Ma mi piace tanto parlare di questa cosa perché in verità, sai, mi permette di dire una cosa più in generale su quello che io credo sia la letteratura e la scrittura. Magari qualcuno di voi vuole diventare una scrittrice, uno scrittore da grande, o magari vi piace qualcuno in particolare, leggete i libri di Harry Potter, Hunger Games, insomma... Io credo che, così come non mi piacciono tanto le grandi distinzioni di cui parlavamo prima, maschi contro femmine, un'educazione per le femmine, un'educazione per i maschi, no? Non mi piace neanche la distinzione troppo rigida tra quello che è fantasia, come dici tu, che in gergo tecnico si definisce fiction, finzione, no? Quello che si manipola, quello che si crea, e invece quello che è reale. Anche quando uno scrittore scrive un romanzo in prima persona, come per esempio questo qui, no? È scritto in prima persona, femminile, una ragazza che è di Caserta, proprio come me, e che è andata a Londra, proprio come me, ecco, c'è però sempre quello strato, quell'intervento di manipolazione artistica che fa sì che la voce dell'autrice o dell'autore non coincida mai completamente con quella del protagonista. C'è sempre un aggiustamento, una manipolazione che lo rende appunto fantasia, finto. E però ti faccio anche l'esempio opposto, ti faccio l'esempio di Harry Potter, che forse lo conoscete tutti. Diciamo che lo conoscete tutti? Avete visto i film, avete letto i libri? È impossibile non conoscere Harry Potter, no? Io sono cresciuta, Harry Potter è uscito nel più o meno 97 con i libri, io mi sono subito appassionata quando è uscito, avevo la stessa età di Harry Potter, siamo cresciuti insieme e mi sono subito appassionata anche alla storia dell'autrice. E poi quando sono andata in Inghilterra ho insegnato per un periodo in un college e questo college era costruito esattamente come Hogwarts. C'erano i prefetti, c'erano le case, e allora lì ti rendi conto che anche quel mondo che a me, italiana, di Caserta, sembrava di finzione, sembrava inventato con tutte le feste, la sala comune, eccetera, in verità era in parte anche reale, poi camuffato, messo sotto strati e strati e strati di fantasia, ma in effetti... Alcune idee che all'autrice erano venute partivano da alcune esperienze personali. Quindi a questo punto come facciamo a dire che è totalmente un'opera di fantasia? Certo, il Ministero della Magia non esiste, almeno che vogliano farci credere. Però, come dire, ci sono dei dettagli che hanno ispirato a partire dalla vita reale, così come nel mio libro ci sono dei dettagli ispirati alla mia esperienza, per esempio il liceo classico, il cortile della scuola, riflessioni che ho avuto e che ho provato ritornando tante volte. Però la storia, la trama, no? Quella che si chiama trama, quindi la successione, la sequenza di eventi, è una sequenza di eventi che ho inventato io per avere la possibilità di parlare di certi temi più profondi che invece sono temi reali, ed è per questo che poi alla fine leggiamo le storie e riusciamo a comunicarcele, perché al di là
di uno strato di fantasia ci sono sempre delle basi di sentimenti, di emozione che condividiamo tutti, ed è questo l'universale poi della scrittura. E questo, se posso aggiungere, permette anche un'esperienza particolarissima, che è quella della lettura, ovvero uno stesso libro letto da più persone viene captato, recepito in maniera quasi diversa, e ciascuno pensa, quando soprattutto rintraccia come in uno specchio qualcosa che ci appartiene, sembra che quella scrittrice o scrittore abbia usato quelle parole solo per noi. Ed è quell'incontro, a proposito di incontri, magico, è normale che, vabbè, incontro magico che avviene tra il lettore, la lettura, il libro che si legge, e l'autrice o l'autore che è dall'altra parte. Quindi questo è anche uno stimolo a leggere e soprattutto a confrontare le letture, e ognuno di noi, di voi, porterà con sé un frammento magari diverso da quello del compagno o della compagna. Ci sono altre domande, altre curiosità? Eccola. Secondo lei, l'emancipazione della donna può scaturire dentro all'uomo un senso di rabbia e frustrazione? Sicuramente il senso di rabbia e di frustrazione può essere il motore per qualcuno, no? Per finalmente prendere una posizione, cominciare a cambiare le cose, però l'emancipazione della donna avviene attraverso tanti passaggi, ed è per ciascuno avviene in modo diverso, mi verrebbe da dire. Può anche avvenire leggendo. Io mi emancipo allenando il mio pensiero, la mia capacità di lettura critica del mondo, e mi emancipo per esempio da qualcuno che mi dice cosa pensare. Uno dei tratti della cultura patriarcale in cui viviamo, e poi anche su questa parola mi piacerebbe sapere voi cosa, insomma, voi cosa sapete, cosa ne pensate. Uno dei tratti della cultura in cui viviamo è che, per esempio, in certi contesti sociali le donne non possono parlare di politica, molte donne chiedono ai mariti cosa votare, non si pongono il problema di informarsi. Cioè, questa è una realtà, fa quasi ridere, sorridere, no? Perché è paradossale, ci sembra una realtà di 50-60 anni fa, in verità anche oggi, no? Le donne non vengono abituate ad interessarsi di politica, non vengono abituate a fare i conti, non vengono abituate a gestire patrimoni piccoli, grandi, e quindi non c'è emancipazione economica, non c'è emancipazione politica, non c'è emancipazione culturale. Quindi l'emancipazione parte sicuramente dall'emancipazione del pensiero e del pensiero critico. La frustrazione e la rabbia possono essere un motore che fa la famosa goccia che fa traboccare il vaso, che fa decidere a una donna di allontanarsi da una situazione tossica, da una condizione di minorità familiare, culturale, nella quale non vuole più stare. Però secondo me non dobbiamo aspettare di arrivare a tanto. Secondo me dobbiamo prepararci prima, se vogliamo crescere in modo emancipato, non aspettare di arrivare al punto estremo in cui proprio non sopportiamo più una condizione in cui viviamo. Grazie. Approfitto del tuo microfono perché l'ho perso. Qualcun altro? Che è bello ascoltarvi. È sempre anche... Ecco qua, ci siamo. Eccola, è arrivata un'altra. Il microfono mio non c'è, ma tanto la voce la sentite. Ti vuoi alzare? Ti sentiamo. Se ti alzi... E... C'era anche un'altra manina dietro. Tranquillamente. Qual era il concetto di ragazza per bene nel 2023? Ma sai, guarda che secondo me non è cambiato tanto. Cioè, ragazza per bene significa che tu dici sempre di sì alle aspettative degli altri. Cioè, se la tua mamma vuole che tu vai a fare il liceo classico, per esempio, e ti spinge verso un certo tipo di studi, ma tu non li vuoi fare, piuttosto che contraddirla, tu fai una cosa che ti rende triste e non provi neanche a spiegarle perché. Perché questa è una cosa importante che abbiamo detto anche prima. La comunicazione, anche e soprattutto con le generazioni dei nostri genitori, generazioni più grandi, è molto molto importante. Non solo se tu non vuoi fare il liceo classico o il liceo scientifico o il liceo artistico o qualunque altro tipo di scuola, non solo devi dirlo, ma devi anche spiegare perché. Perché è bello essere visti,
dai propri genitori. A volte si dà come presupposto che gli adulti capiscano tutto di noi, che sappiano tutto di noi e non c'è bisogno di dire loro niente, ma gli adulti, in verità, sono persone come noi, sono fallibili come noi, hanno bisogno di avere delle informazioni. La parola emozioni, no, deriva, parlavamo prima di etimologie, emovere, no, buttare fuori quello che abbiamo dentro è chiuso, è dentro uno scrigno e i genitori a volte non arrivano a comprendere, a leggere quello che proviamo. L'importante è dare forma a questi sentimenti per finalmente essere visti. Non è che loro non vogliono vederci, non vogliono capirci, molto spesso anche loro hanno bisogno di un aiuto. C'è un altro intervento? Ecco. Vieni, se alzi la voce o arriva prova il micro, a parlare senza microfono, vediamo se ti sentiamo. Ma tanto c'è il microfono. Si sente. Tu ti chiami Carlo, ho sentito. Bene, Carlo, come il re d'Inghilterra. Il microfono caput. Vai, vai, Carlo, non parlare. Ti sentiamo. Ma sai, io ho sempre letto tantissimo, tantissimo. È come quando una persona ascolta tanta, tanta musica e poi a un certo punto decide di suonare la chitarra o il pianoforte o mettersi a cantare, no? Ci viene naturale, ma anche se non lo vogliamo fare a livello professionale, se ascolti tanta musica a un certo punto ti ritroverai a cantare. E quello un po' che è successo a me, io ho letto tanto, sono cresciuta in una casa piena di libri. Avevo i miei genitori che leggevano tantissimo e un po' per imitazione, un po' anche per condividere qualcosa insieme, un pomeriggio in libreria, oppure mi ricordo mi portavano alle presentazioni di libri fin da che ero piccolissima. Io ho visto Andrea Camilleri, no? Lo scrittore del commissario Montalbano, non ricordo, forse avevo la vostra età. E tutte queste cose hanno fatto sì che in modo molto naturale io provassi a mettermi in gioco con la mia voce. Erano storie che scrivevo per me stessa, all'inizio le disegnavo anche, ero una grande appassionata di manga, forse anche a voi piacciono i manga. E, ecco, io provavo a disegnare le storie che scrivevo sotto forma di manga e poi a mano disegnare era sempre un po' più prendeva sempre un po' più tempo che scrivere, no? E quindi poi mi sono ritrovata nella scrittura e mi sono resa conto di una cosa, no? Poiché vivevo in una famiglia piena di cugini maschi, dove c'era sempre un gran casino, no? Quando si stava a tavola e nelle feste, eccetera, era sempre un po' difficile prendere la parola, no? Io sono figlia unica, però mi sento come se fossi cresciuta in una famiglia con tanti fratelli, no? Queste riunioni familiari sempre si parlava a voce tanto alta e invece scrivendo io riuscivo a dire in modo sereno, tranquillo, senza essere interrotta le cose che pensavo, le storie che volevo. Avevo un diario, per esempio. È molto importante tenere un diario. Quanti di voi hanno un diario? Un diario segreto? Segreto, non segreto? Nessuno? Non ci credo. Neanche le ragazze? Ragazzi, tenere un diario è importante perché è il... Lo dicono però silenziosamente, Tenere un diario è molto importante perché poiché pensiamo che magari nessuno lo leggerà, è una scrittura, una forma di scrittura privata, così come il cortile è il primo approccio alla società e allo stare in pubblico, il diario segreto, più o meno segreto che sia, è il primo momento in cui proviamo a dare forma scritta ai nostri sentimenti, a quello che proviamo. Quindi, parlando di emozioni, è la prima volta che proviamo a interrogarci nel profondo e a comprendere quello che stiamo attraversando, i sentimenti che ci animano. Io tengo il diario ancora adesso. Ho passato un anno a presentare questo libro, ho fatto più di 60 presentazioni e io non volevo dimenticare niente di questo anno meraviglioso che mi è capitato e quindi mi sono detta ok, adesso comincerò a scrivere quotidianamente, non importa quello che succede, cascasse il mondo, io scriverò una piccola frase ogni giorno per ricordarmi come sono cresciuta dal confronto con tutte le persone, i lettori e le lettrici che incontrerò. E quindi oggi scriverò anche di voi.
Grazie Olga. Ancora qualcuno che vuole intervenire? Sì, così sono io. Quando si dà la parola a me. Oggi cosa si può fare per cambiare? Allora, prima di tutto devi capire che cosa non ti piace. Perché se non capiamo che cosa vogliamo cambiare, da dove è possibile partire? Nel mio romanzo c'è una domanda che ricorre molto importante ed è una domanda difficilissima. Questa domanda è: che cosa mi rende felice? Lo abbiamo detto anche prima. Quando mi hanno fatto questa domanda per la prima volta, io ho avuto grandissima difficoltà a rispondere, prima di tutto perché ci dicono sempre chiedi agli altri che cosa ti rende felice, accogli sempre l'altro, aiuta, ascolta. Però ascoltare noi stessi è una cosa che ci viene richiesta di meno, soprattutto quando diventi un po' più grande, quando devi lavorare tanto, quando ci sono problemi che apparentemente ti sembrano più importanti. Però chiedersi, non una volta, tante volte, perché può cambiare la risposta, che cosa mi rende felice, ti fa capire anche a che punto sei di questo percorso verso la felicità e che cosa puoi cambiare per aggiustare le cose. Possiamo cambiare tante cose, sicuramente cambiare noi stessi per arrivare alla forma di noi stessi e noi stesse che desideriamo è il punto di partenza, no? Cambiare gli altri è sempre un po' difficile, non è quasi mai consigliabile, però cominciare un confronto per aiutare gli altri a cambiare idea su qualcosa, ecco, questo si può fare. Allora io ringrazio, parlo senza microfono, ringrazio Olga Campofreda per questa sua anche sincerità, schiettezza, onestà nell'aprirsi a voi, soprattutto il grande messaggio che ci lascia e che ci lancia è proprio questo, non solo di porci questa domanda così difficile, ma di ascoltare il desiderio che a volte preme dentro e soprattutto il coraggio di essere noi stesse. Io approfitto per, visto che è arrivato, dare un attimo i saluti a Oriol De Luca, comandante generale della Guardia di Finanza, se vuole darci un saluto, qualche parola da donare a questi giovanissimi che, timidi all'inizio, dopo invece si aprono, basta dare il là. Bellissimo. Sì. Allora, grazie. Vabbè, penso che riuscire. Mi senti? Rispondo? Sì, sì, sì. Allora, anche questo. No, forse sono io che sono un po' contro la tecnologia, al contrario di voi. Allora, innanzitutto io mi volevo scusare con tutti, con tutti per il ritardo, ma ho trovato. Io venivo da Roma, stamattina ho trovato un traffico. Esagerato. Poi pensate che il tragitto da Salerno a qui, no, non è proprio agevole, facendo tutte le cose. Io le ho affrontate, grazie a Dio c'ho un bravissimo autista. Confrontarsi con i giovani è sempre difficile, soprattutto perché devi trovare un registro di linguaggio che sia comprensibile, no? Perché molte volte noi che facciamo parte delle istituzioni e abbiamo degli interlocutori istituzionali, adeguiamo il nostro registro linguistico, quindi fare capire quello che diciamo, le nostre parole, a quel interlocutore. Con i giovani è difficilissimo, è una delle cose più difficili. Certo, chi è genitore come me, almeno, no, si confronta con i propri figli, anche se devo dire la verità, io ho una bambina di 7 anni e quindi è ancora presto, no, per affrontare alcune tematiche. Ma una cosa la voglio dire: voi non dovete sempre sognare. Si parlava di parlare con se stessi, ho colto questa cosa. Addirittura declinare in un diario, in uno scritto, i pensieri, le emozioni, ciò che passa in quel momento, in quella giornata, in quel momento, no? Dentro di voi.
voi non dovete mai smettere di sognare, mai. Io questo è il messaggio che voglio dare. Non dovete mai smettere di sognare. Io stamattina, adesso sono arrivato e mi sono fermato all'ascensore, no? Ho guardato e ho visto questo bellissimo scorcio. Ecco, se io dovessi declinare, scrivere sul mio diario oggi, metterei l'emozione che mi ha dato quello scorcio. Vedere, no? Quello scorcio, il mare, è positano. E poi metterei la seconda cosa, il fatto di aver avuto l'opportunità di parlare con tutti voi. Certo, dicevo, mai smettere di sognare. Ognuno ha un sogno. Bisogna sempre coltivarlo, mai pensare che sia irraggiungibile. Mi piace dire quello che mi diceva sempre un mio comandante, tanti anni fa, quando io ero un giovane tenente: non bisogna mai smettere di innaffiare la pianta della propria anima. Mai. Solo in questo modo si può trovare quella linfa vitale, quella linfa che vi fa affrontare ogni giorno e coltivare, come dicevo, i vostri sogni. In bocca al lupo. Grazie per queste preziose parole che ci ha lasciato. Allora, a questo punto direi di facciamo un change, ma restiamo sempre tutti quanti insieme e procediamo con appunto questa mattinata. Salutiamo l'autrice Olga Campofreda, che resta con noi, non ci abbandona, anzi dopo, se vi volete avvicinare anche per chiederle qualcosa, qualche altra curiosità, lei è con noi, vero? Resti ancora un po' con noi? Sì, sì, okay. Assolutamente, io volevo ringraziarvi di questa meravigliosa mattinata insieme e volevo lasciarvi con un compito a casa per tutti, è quello di chiedervi che cosa vi rende felici e raccontarlo ai vostri genitori. Quindi grazie tantissimo della compagnia, io rimango ancora per la seconda parte della mattinata e ancora tantissime grazie a questa meravigliosa manifestazione che Positano racconta, alla Fondazione De Sanctis, in particolare a Francesco e a tutti quelli che hanno lavorato affinché questi incontri prendessero forma. Grazie a tutti e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Vuole restare con noi? Allora, ritorna al microfono. Allora, ci raggiunge con noi Lisa Ginsburg, scrittrice, autrice, che sta con noi per questa seconda parte dell'appuntamento. Presidente, noi continuiamo ovviamente su tematiche su cui avete appunto lavorato, quindi se lei ha piacere di stare con noi, continuiamo, proseguiamo. Eccoci. Non so se funziona. Allora, allora, noi abbiamo qui anche il piacere a questo punto di avere con noi l'attrice, prego, ciao. Romana Maggiore Vergana. Che... Dopo ci presentiamo. Allora, io farei così se siete tutti d'accordo. La lascerei prima parlare. La ascoltiamo in silenzio. Vogliamo prima farla ascoltare. Così come preferisci. Ok, allora, se siete d'accordo, così le telecamere dai. Allora, ascoltiamo la voce dell'attrice che ci leggerà un estratto dal libro Ti ho uccisa, l'ho uccisa perché l'amavo, falso, appena ripubblicato, le autrici Loredana Lipperini, Michela Murgia. Legge Romana Maggiore Vergara. Il fatto che gli uomini uccidano le proprie ex compagne è appunto un fatto. Non comporta che coloro che affrontano e denunciano il fenomeno e provano a immaginare come metter fine alla catena di sangue sostengano la guerra fra generi. Perché far proprio l'equivoco significa generarne altri riguardo ai femminismi. E dunque, per chiarezza,
sarà bene sottolineare che femminismo non significa difendere le donne a prescindere. Se ti ha piantata il fidanzato, non prenderò le tue parti perché tu sei donna. Questa è una questione che riguarda te, non i diritti e l'armonia della comunità in cui viviamo. Se ti presenti alle elezioni senza un programma che riguarda i diritti delle donne, non ti voterò solo perché appartieni al genere femminile. Se compi azioni che feriscono altre o altri, non ti giustificherò perché sei donna. Affermare che le donne sono buone a prescindere è la peggior gabbia in cui possiamo essere rinchiuse. Femminismo, secondo noi, è battersi perché le donne usufruiscano di pari diritti, cosa che al momento non avviene. Invece la presunta inesistenza dei femminicidi viene usata di frequente proprio per colpire al cuore ogni rivendicazione che riguarda i diritti. I femminismi in certo ambito laico diventano così barzellette, caricature, faccende da signore snob, frigide e bacchettone. E ci sarà pure stata una banalizzazione di contenuti, come sempre avviene quando un fenomeno esce dalla nicchia. E ci sarà pure stato chi sui femminismi ha fatto due conti, anche tre, per visibilità attorno a conto elettorale. Dunque bisogna imparare a parlare di femminicidio. Non solo i mezzi di comunicazione devono farlo, dobbiamo farlo noi e voi, perché tutti siamo ormai, ognuno nel proprio ambito, comunicatori. Dobbiamo imparare a riflettere per far passare il messaggio giusto. Non dobbiamo semplificare per nessun motivo, perché il rischio è quello che la semplificazione cannibalizzi e annienti quanto è stato fatto e il moltissimo che resta da fare. Dobbiamo trovare le parole. Le parole. Per chi di parole vive, per chi alle parole crede, non si può che cominciare da qui, da quel racconto deviato che riporta tutto a un concetto naturale, se è maschi e femmine per natura e non per cultura, ancora non scalfito nonostante i secoli. Di nuovo c'è che quel malinteso concetto di natura, uomini forti e donne deboli, uomini predatori e donne prede, si miscela con un generale terrore dell'abbandono che oggi ci riguarda tutti, donne e uomini. Ma le donne, diceva una psicologa tempo fa, temono di essere lasciate, gli uomini lo rifiutano, per cultura e non per natura. Il femminicidio si chiama così proprio perché definisce un tipo di delitto che avviene all'interno di relazioni impregnate di una struttura culturale arcaica che ancora non si dissolve. Non tutte le relazioni sono così, non sempre, ma un poco di questa eredità ci riguarda tutti, uno per uno e una per una. E anche con questo bisogna fare i conti, anche questo dobbiamo imparare. A non dire a me non succede neanche a quelli che conosco. Bisogna guardare oltre, o guardarsi dentro, che è ancora più difficile. Liberati dal tuo silenzio. Questo è lo slogan della campagna patrocinata nel 2012 dalla Regione Sardegna a beneficio dei centri antiviolenza sulle donne. L'immagine rimanda a una ragazza con gli occhi bassi, bella, giovane e con lucida labbra, perché anche la violenza ha una sua estetica. Su una delle sue palpebre c'è un alone viola che richiama il livido di un occhio nero. Il livido ha la forma di un cuore, nel quale è inscritta decine di volte la frase «Liberati dal tuo silenzio». Se uno non sapesse cos'è un centro antiviolenza, da questa campagna di comunicazione sarebbe difficile capire cosa offre e da cosa difende. La donna del manifesto non è infatti descritta come vittima di un uomo che la picchia, ma come prigioniera del suo stesso silenzio, da cui è invitata imperativamente a liberarsi. L'unico accenno alla violenza subita è quell'ombra viola sull'occhio, ma la scelta grafica di farla a forma di cuore mette quel segno di violenza in relazione con l'amore. Quella raffigurata non appare più la sopravvissuta a un uomo violento, ma la destinataria di un amore violento, di una passione che regala occhi neri al posto delle rose, come se le botte fossero la parte oscura dell'alfabeto amoroso. In questo quadro semantico, gli uomini che picchiano le donne sono compagni innamorati, che sbagliano linguaggio, perché alla fine dipende tutto da che nome scegli tu di dare alle cose. Chiamare relazione il dominio della vita della partner, chiamare gelosia l'ansia del controllo perso e soprattutto chiamare amore il rifiuto violento di accettare la libertà dell'altra persona è un'insopportabile manipolazione del significato reale delle parole.
Esiste una grande corresponsabilità nel perpetuarsi delle violenze in chi continua a descrivere gli uomini come degli incredibili Hulk, a cui nulla può essere negato di quello che si aspettano, se non si vuole assistere alla loro trasformazione in incontrollabili distruttori. C'è una responsabilità anche nel centellinare alla donna uccisa il nome proprio e continuare a definirla come la moglie, la compagna, la fidanzata o ex del suo assassino. Le donne sono persone, non funzioni. E chi ti uccide non lo fa perché ti ama, ma perché non riesce a concepirti fuori dalla tua funzione. E il fatto che tu voglia provare a farlo scatena odio, non amore. Non ci sono simboli, ma persone, ed è bene ricordarlo ancora. Gli uomini non hanno la violenza nella loro natura, così come le donne non hanno la bontà nella loro. Bisogna cercare di venirne a capo, cominciando ancora una volta dalle parole, che siano analizzate, pensate e restituite come è giusto che sia in un mondo che le sta perdendo per fretta e ingordigia. Le morti esistono, le morti pesano. Bisogna raccontarle dalla parte delle donne uccise, ma rispettando il loro essere state persone, senza appropriarsene. Perché bisogna anche che sulla pelle delle morte nessuno speculi più. Buongiorno ragazzi, bentrovati. È una gioia vedervi, è una gioia aver ascoltato, seppure non sono certo parole gioiose, queste letture di Romana Maggiore Vergano, che forse alcuni di voi non conoscono ancora. È coprotagonista di un film molto bello e importante che spero vedrete presto, che è il film di Paola Cortellesi. Ah, bene. Quindi io vorrei solo in questo breve spazio dire qualche parola su questo libro da cui Romana ha letto e poi lascerei modo a voi anche di poter rivolgere qualche domanda a un'attrice. Non succede tutti i giorni di poter parlare con un'attrice così giovane e anche appunto protagonista di un film il cui tema è così attuale e ha a che fare tanto con gli incontri di questi giorni. La cosa impressionante di questo testo che avete ascoltato è un libro che è riuscito, è stato ripubblicato mi pare domenica scorsa, quindi da pochi giorni, le cui autrici, una purtroppo ci ha lasciato molto giovane, Michela Murgia, la scorsa estate, è stata una scrittrice importantissima per quanto riguarda la riflessione sulla questione di genere e la situazione delle donne in particolare. Quindi anche stamattina la ricordiamo con grande affetto e gratitudine. E l'altra è Loredana Lipperini, che è una importantissima, oltre ad essere una scrittrice, anche lei conduttrice radiofonica e giornalista. Quindi diciamo due nomi di grande rilievo e importanza in questo ambito. Però ecco, dicevo, la cosa così impressionante di questo breve libro è il fatto che è stato pubblicato 10 anni fa. Quando molti di voi erano, penso, proprio dei bambini. Quanti anni avete, più o meno? Ecco, quindi eravate proprio bambini. Ma la cosa impressionante, ne parlavamo anche con l'attrice mentre insieme venivamo in questa sempre meravigliosissima Positano, è il fatto che sono passati 10 anni eppure non c'è parola di questo libro che non sia assolutamente attuale. Quindi ecco, mi permettevo solo di fare una breve riflessione sul fatto che c'è estrema necessità e voi che siete così giovani e così ricettivi, ho ascoltato parte dell'incontro con la scrittrice che mi ha preceduto, veramente vi aspetta una grande responsabilità nel fare un lavoro su questi temi. Perché, ahimè, ahi noi, questi temi conoscono ancora pochissimo sviluppo. Quindi davvero preparatevi a riflettere tanto su questi argomenti, perché la questione di genere ci aspetta nel futuro e vuole la vostra estrema partecipazione, il vostro coinvolgimento,
la vostra etica, perché dovrete come maschi e femmine tanto riflettere e lavorare su questo. L'altra cosa importante è stata una sorta di destino, di incontri, nel senso che la Fondazione De Sanctis organizza queste due giornate, io stessa come scrittrice oggi pomeriggio parlerò, intorno alle parole, e questo libro di Michela Murgia e Loredana Lipperini insiste sull'importanza di cominciare dalle parole. Le parole sono importanti, è stato detto in tanti ambiti, ma dalle parole io ne sono veramente convinta come scrittrice, quindi persona che con le parole lavora tutti i giorni, dalle parole può rincominciare un lavoro di bonifica, restaurazione, ripristino, insomma, anche lì ragazze e ragazzi vi aspetta tanto lavoro, ripensate le parole. Questo libro ha anche il merito di porre al centro la parola femminicidio, dire che è una parola che esiste, lo diceva già nel 2013 e negli ultimi mesi e settimane con grande dolore e partecipazione ci siamo trovati a essere sensibili all'attualità di questo termine, ma tante parole, comprese le quattro di cui ci occupiamo in questi giorni. Quindi ecco, se avrete occasione, leggete questo piccolo libro, che seppure del 2013 è attualissimo. Se avrete occasione, e se anche lo avete già visto, rivedete il film, fatelo vedere a tutti. Il destino ha voluto che questo film è uscito, ma ora lo ascolteremo magari dalle parole di Romana Maggiore Vergano, è uscito proprio in un momento in cui, per fortuna, tra virgolette, il tema finalmente si impone in tutta la sua gravità. Quindi ecco, se lo avete visto, rivedetelo, fatelo vedere, benvenuto nelle scuole sempre. Ma anche questo libro è un libro estremamente divulgativo e importante sull'argomento. Quindi, ringraziando molto la Fondazione De Sanctis e l'attrice che è qui con noi stamattina, vi consiglio di approfittare anche a lei, come avete fatto con Olga Campofreda, magari rivolgere qualche domanda. Grazie. Allora, grazie Lisa. E appunto, come ci diceva, questo libro è importante perché rimette al centro le parole, il linguaggio. Purtroppo 10 anni sono trascorsi, ma la narrazione evidentemente è sempre la stessa. Riagganciandoci al film, che ovviamente si sposa con lo spirito del tempo, a volte lo spirito del tempo, soprattutto nell'arte, ci guida in una maniera anche inconsapevole, inconscia, e per cui partirei da quello scambio di battute che può essere diventato simbolico tra la madre Delia e la figlia, appunto, che tu interpreti Marcella. La madre dice alla figlia: tu però sei in tempo, e la figlia che risponde alla madre: ma pure tu. In qualche modo, quindi, è non solo un rapporto tra generazioni, quello della madre e quello delle figlie, ed è la figlia che ricostruisce in qualche modo la speranza a una generazione che pensa di aver già dato tutto, che oramai è persa in qualche modo, la speranza di un futuro migliore. Ecco, come ci si sente ad aver incarnato un qualcosa, una questione simbolica, ed essersi trovata al centro di una questione così delicata, che ci ha, dura, che sentiamo tutte quante noi sotto la pelle, sì, di qualsiasi generazione. Sì, assolutamente, sono d'accordo, anche perché anche se personalmente, appunto, non bisogna più dire a me non è successo, non è mai successo, a quelli che conosco non succede, è qualcosa che ci appartiene veramente a tutti ormai, che ci riguarda tutti, e che appunto io personalmente come donna, come hai detto tu, proprio sento sotto la pelle in qualche modo, no? Intanto volevo ringraziare anch'io la Fondazione per l'invito, e voi ragazzi, io mi emoziono sempre, soprattutto quando vedo dei ragazzi. Insomma, questo film l'abbiamo portato in giro per tante scuole ed è bellissimo avere la vostra attenzione, io mi sento veramente onorata, perché mi piace parlare con i ragazzi, sono ragazza anch'io, ho 26 anni, per cui mi sento ancora vicina a voi e spero di restarci, insomma, di esserlo sempre, di sentirlo sempre. E sì, questa scena di cui, diciamo che io ho veramente, vi rivelo, ho capito l'importanza del mio personaggio
quando il film è uscito, nel senso, appena l'ho letto chiaramente avevo subito dato un valore importante al progetto, sentivo che era un tema veramente particolare, che in qualche modo parlava anche a me, che era una cosa importante che stavamo facendo, ma grazie al seguito che ho avuto, agli scambi che ho avuto con delle persone sconosciute che si sono veramente sentite di condividere con me delle esperienze personali, ma anche dei pensieri che gli ha suscitato il film, mi hanno fatto capire quanto effettivamente Marcella parlasse un po' a tutti, di qualsiasi generazione, di qualsiasi sesso e di qualsiasi veramente età e provenienza. Questo mi ha arricchito tantissimo. Forse credo perché rappresenta un po' il domani, appunto, anche di quel titolo, no? Ci dà quindi, a me personalmente, quel finale mi ha, da donna, quindi non da attrice ma da persona proprio, mi ha fatto sentire un grande senso di responsabilità, oltre che una speranza, no? E non so se l'avete visto tutti, quindi non vorrei andare proprio nel dettaglio del finale, però ok, bene, comunque, quindi insomma, si parla anche appunto di diritti che abbiamo faticato a conquistare, che prima di noi, chi è venuto prima di noi, no? Sono spesso esito i diritti di lotte, di sacrifici, di violenza, di veramente grande fatica, e quindi non bisogna mai darli per scontati, ecco, questo è un insegnamento secondo me, e vanno rivendicati e tutelati tutti i giorni, non solo non vanno dati per scontati. E, per quanto riguarda sì quella scena in particolare, appunto, ecco, forse mi sento di dirvi, siccome voi siete molto giovani, che a me è arrivato da quella scena il fatto che appunto non solo i genitori possono insegnare tante cose ai figli, no? Ma anche i figli ai genitori tante volte, e non si tratta di sostituirsi di ruolo, no? Ma proprio di creare uno scambio il più possibile genuino e trasparente. E quindi i figli certo imparano tanto dai genitori, l'educazione prima di tutto, no? Ma anche come stare al mondo, sono sempre dei punti, è importante avere dei punti di riferimento, ma secondo me per un genitore è anche importante avere di fronte un ragazzo che sia un po' una sfida in qualche modo, cioè che lo metta di fronte a delle questioni che magari non preferirebbe non vedere, o comunque preferirebbe non dargli il peso che invece hanno, perché noi ragazzi, io mi ci metto in mezzo, in realtà sentiamo tutto, percepiamo tutto e capiamo molto di più di quello che un genitore può pensare o che preferirebbe credere, ecco. Quindi credo che sia molto bello quello scambio anche per questo, non solo poi appunto per il valore specifico che assume nel film, no? Perché quello possiamo identificarlo anche come il momento in cui Delia effettivamente decide di prendere in mano la situazione, e lo fa perché la figlia la sveglia, no? In qualche modo da questo suo sonno un po' anche impostole, no? E quindi questo, sì. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Eccolo. Come si fa a trattare un tema di questo tipo senza, diciamo, cioè, io il tema di questo genere è magari a un certo punto non so più cosa fare. Cioè, come faccio io a continuare? Perché tu fino a, cioè, le persone riescono a leggere certe cose. Io tipo ho un grande limite che riesco a reggere un dialogo fino a un certo punto, poi dopo mi intrippo, certe volte ripeto sempre le stesse cose e inizio ad essere anche deluso. Come si fa? Cioè, è una domanda che mi sono sempre posto, ora visto che parlo con una persona che lo fa di lavoro, lo fa per, diciamo, per piacere di farlo, ho il piacere di fare questa domanda. Ma un dialogo intendi cinematografico o un dialogo proprio in generale con le persone? Sempre cinematografico, perché è una cosa generalizzata da fare in tutti e due campi. Se più tu parli di questo argomento con una persona che forse, anche probabilmente, almeno per quanto mi riguarda, sarà più la vedo io, ne sa più di te, tu non, diciamo, non reggi. Sì, bravissimo, io mi sento esattamente come te. Io sono assolutamente limitata, come mi sento limitata come te, soprattutto su questo tema che mi è un po', sarò molto sincera, mi è proprio travolta, perché è chiaro che è un tema che io ho sempre sentito vicino anche per delle questioni molto personali. I miei genitori sono due ginecologi, quindi hanno insomma a che fare con le donne da una vita, hanno una sensibilità particolare nei confronti del genere femminile, no? Quindi nonostante questo io mi sono trovata molto impreparata, per questo questi brani che mi avete proposto di leggere mi hanno
consolata in parte, perché ci dicono proprio questo, che è importante imparare a parlare di questa cosa. E siccome a me, come mi hai detto tu adesso, in questi giorni mi stanno facendo sempre le stesse domande riguardo a questa cosa in particolare, io all'inizio mi sentivo, ma tuttora, non è che poi ho risolto, però esattamente come te, cioè che ripetessi sempre le stesse cose, che non avessi effettivamente poi chiaro dove andare. E credo che sia importante appunto imparare a usare le parole giuste per non semplificare, per non banalizzare, e allo stesso tempo però buttarsi anche un po', no? Senza mettere le mani avanti, però io penso che sia chiaro, soprattutto a persone intelligenti, che io non sono, cioè io sono un'attrice, non sono altro a livello di professionista, quindi è chiaro che le mie istanze, le mie parole non possono essere pesate come quelle, che ne so, di un antropologo, di una psicoterapeuta, di una appunto cultrice di queste cose qui. Però credo sia importante, adesso che per esempio ho più attenzione mediatica riguardo, grazie a questo film, sento un po' la responsabilità di non poter stare completamente zitta, no? Quindi mi sono fatta un'opinione, sto cercando di informarmi di più. Questo film mi ha regalato la possibilità di incontrare persone e collaborare con persone appunto invece più esperte, che hanno fatto di questo proprio il senso della loro vita, e quindi c'è sempre da imparare. Io mi sento limitata esattamente come te. Sicuramente credo che una chiusura non aiuti, soprattutto per un giovane come te, una giovane anche come me, quindi non sentirsi magari esageratamente fuori posto o impreparati. Piuttosto magari c'è qualcuno che elegantemente ci farà notare, e quando lo fanno in maniera elegante e educata io sono molto contenta, dove sbagliamo, se il termine che usiamo è sbagliato, comunque se magari ce n'è uno più consono. E invece per quanto riguarda, e chiudo velocemente, il dialogo cinematografico, è molto più facile perché ha un inizio e una fine, un obiettivo chiaro, e c'è anche un regista con cui confrontarsi, quindi magari se la vita fosse un film sarebbe tutto molto più facile, però per fortuna non lo è. Spero di averti risposto. Le cose forse non accadono a caso, anche nel ruolo in cui ti sei ritrovata. C'è qualcun altro? Perché penso che le domande ora ci siano, ecco, arrivano lì giù. Se ti alzi ti ascoltiamo, riusciamo a sentirti. Ero molto, molto emozionata, perché mi ha permesso di mettermi tanto in gioco anche con un'epoca che non è la mia, quindi comunque interpretare un adolescente nel 1946 non è come interpretare un adolescente nel presente, anche se però per iniziare appunto ho cercato di iniziare da quello che conosco, quindi da una serie di sensazioni che posso aver provato io in adolescenza o in immediata post-adolescenza, che forse accomunano un po' tutti i tempi di chi ha vissuto quell'età lì, quindi magari appunto questa aggressività tipica del carattere di Marcella può essere un moto, una passione che anima diversi adolescenti che magari ancora non riescono bene a gestire la potenza delle emozioni che provano, quindi una grande felicità, una felicità può diventare una grandissima felicità, una grande tristezza può diventare anche, insomma, può raggiungere dei picchi molto bassi, una rabbia può essere esplosiva, però ecco, è stato intanto bellissimo anche entrare nei costumi di un'epoca che non è la mia, e questo mi ha aiutato tanto, perché ti fanno stare anche proprio posturalmente in maniera differente, l'uso delle mani e poi ricordi delle nonne. Io ho parlato con tante nonne, e quindi insomma una grande emozione, sì. Un'altra mano alzata, eccola. Cosa mi ha spinto a fare l'attrice? Non ho una risposta specifica a questa domanda. Diciamo che io quando avevo più o meno 7-8 anni sentivo l'esigenza di trovare un modo di esprimermi che fosse
poi per me più congeniale e anche più completo. Quindi ho passato veramente, sono passata da scrivere, a cantare, a ballare, oddio, a recitare, insomma, le ho provate varie e poi ho capito che in qualche modo la recitazione era la cosa che era più funzionale per me, perché diciamo che metteva insieme più strumenti che io volevo imparare a gestire del mio corpo, che sono appunto la voce, il corpo proprio, le mani, le braccia, il pensiero, che è quindi chiaramente dove nasce poi la battuta o l'azione. Quindi era il modo, diciamo, più completo per me, che mi ispirava di più per esprimermi proprio, per trovare un modo di far uscire fuori quello che ho dentro, che è un bel macello, ovviamente. Anch'io avevo una piccola domanda. Una cosa che colpisce molto del film, e prima dicevi come i figli e i ragazzi della loro età capiscono molto più di come i genitori immaginano, eccetera, è il fatto che tu, come figlia di questa donna, sei anche dura nel modo di guardare, di giudicarla. È come se tutto l'amore che hai per tua madre esce poi soltanto nella scena finale. Ora parlo così perché so che voi lo avete visto. Allora, come attrice, è stato uno sforzo, è stato un lavoro poter dominare l'emotività in modo da essere una figlia così dura? Grandissimo, sì, è stato molto complicato, anche perché appunto io sono un po' più grande in realtà, anche soprattutto dell'età di Marcella, no? Quindi a me, romana, ragazza, giovane donna di 26 anni, un determinato tipo di battute come quelle mi veniva più naturale dirle appunto con una tenerezza, con un rispetto maggiore, no? con un tatto proprio, se vogliamo, maggiore, perché sono un po' più matura, perché ho imparato che ci si può, no, anche avere uno scambio in maniera più proprio pesata, no? Invece lei è un fiume in piena spesso, no? E infatti poi in realtà con Paola abbiamo trovato la chiave, cercando di lasciare sotto a queste battute molto dure, a questa aggressività apparente, una tenerezza. Marcella è comunque una ragazza rotta in qualche modo, no? Ha delle crepe date la circostanza in cui è cresciuta, e anche comunque vedere una madre trattata in quel modo tutti i giorni non deve essere facile. Non so, per fortuna, cosa vuol dire, ma ci tengo a ripetere una delle frasi che ho letto, che non vuol dire nulla, basta dire che questa cosa a me non mi riguarda, che mi riguarda in qualche modo. E quindi ho cercato, sì, di trovare questo. Paola mi ha aiutato tantissimo. Io credevo, ho sempre creduto che Marcella fosse troppo dura. Invece lei effettivamente io ho avuto immensa, totale fiducia in lei, e poi quello che ho visto effettivamente è esattamente quello che lei mi aveva promesso. E infatti è una ragazza che poi mi è venuto totalmente spontaneo, no? In qualche attrito si commuove, ma non perché è triste o perché, ma proprio perché appunto ha questa rabbia che in realtà è legata ad un dolore forte, no? Che prova, che non riesce a esprimere in altro modo, non ha forse ancora gli strumenti per farlo in un altro modo. Grazie, c'è qualcun altro che vuole domandare, o anche magari quali sono state le impressioni a caldo dopo aver visto il film, visto che molti l'hanno visto, se anche qualche docente ci vuole raccontare qualche particolare aneddoto, o quale scena li ha colpiti, quale passaggio di battute, quale emozione. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Va bene, nel frattempo che... eccola, è Olga. No. Per me? Tanto grazie. Alleggeriamo. E ti dico che la scena più difficile per me è stata quella del pranzo, che è forse una delle più comiche, intanto perché è durata 6 giorni, anche se in realtà è un pranzo che sembra, insomma, di 20 minuti, quel tipo di scena lì, con quel tipo di proprio posizioni lì cinematograficamente parlando, è molto complessa, perché sono tanti attori che hanno tutti uno spazio importante, girare proprio con la macchina da presa intorno a un tavolo è molto complesso, e i tempi comici, quindi è una delle scene più complesse del film,
e anche più divertenti. E per me è stata complicata intanto perché era impossibile non ridere, cioè detta proprio tra Valerio, Paola, Giorgio Colangeli, che è un attore incredibile, che è il signore che faceva il nonno, insomma, quindi lì rimanere seri è stato abbastanza difficile. E poi c'è un aneddoto che vi voglio raccontare di questo pranzo. Avete visto che a un certo punto arriva la proposta di matrimonio e c'è lui che tira fuori l'anello, e lì per fortuna, siccome è andato tutto poi a buon fine, le tensioni si sciolgono, c'è una grande gioia, per poi tornare alle dinamiche, no, disfunzionali che si ripetono. E in uno dei ciak, le volte che si fanno le, io ve lo spiego perché magari non lo sapete, le volte che si fanno le riprese di una stessa scena si batte il ciak all'inizio, no? Quindi uno dei ciak significa una delle volte che abbiamo ricominciato a girare la scena. E mi sono scordata l'anello al dito, quindi cioè, abbiamo fatto tutta quella fatica poi per arrivare a quel momento lì. A un certo punto Francesco, che è il mio compagno di scena, che fa il ragazzo Giulio, apre questa scatola, tensione immensa verso questa scatolina, si apre e non c'era l'anello. È stato un momento, chiaramente abbiamo dovuto stoppare perché nessuno si teneva più a quel punto, veramente. C'era Valerio sotto il tavolo dalle risate. E quindi niente, ce l'avevo al dito e quindi abbiamo dovuto ricominciare, è stato esilarante. Quindi quella in realtà più difficile, nel senso anche di proprio fisicamente più impegnativa, perché ci ha preso tanto tempo, ma anche insostenibile leggerezza. Senti, ma prossimi progetti, si può parlare di qualcosa, si può accennare vagamente? Accennare qualcosa, sì. E in questo momento sto facendo una serie, però non posso dire il nome, tra il Friuli, il Roma e il Piemonte, e poi uscirà sulla Rai La Storia, sul romanzo di Alzamorante, per la regia di Francesca Archibugi, e sempre intorno a quegli anni, quindi sono i miei anni in questo periodo. E poi uscirà, non so ancora quando, il film di Francesca Comencini su suo padre Luigi Comencini, che è un regista famoso, era. È un personaggio o un'epoca che a questo punto ti piacerebbe interpretare, toccare da vicino? Ultimamente ho un fascino per l'horror, ma perché appunto è molto lontano in realtà da me. Io ho paurissima degli horror, non li guardo, quindi potrebbe essere un modo catartico per avvicinarmi al genere. E quindi sì, forse un ruolo proprio fuori dalle righe, oppure un ruolo ordinario però inserito in un contesto fuori dall'ordinario, divertirebbe molto, una cosa divertente, ecco. La ricerca per l'oscurità di qualche tenebra nascosta. Esatto. Allora, se non ci sono più domande, vorrei ritornare un attimo magari anche con Lisa, anche sul libro proprio della Lippi Rini Murgia, che appunto è stato ripubblicato da Repubblica, uscito ieri, e che ci insegna, ci vuole ricordare, a 10 anni di differenza ma comunque intatto, l'importanza appunto non solo delle parole ma proprio di un ragionamento, cioè di quella dicotomia che ci fa dire l'uomo è forte, la donna è debole, l'uomo insiste, la donna cede, e che appunto poi si traduce molto spesso negli episodi tragici che anche i ragazzi giovanissimi, immagino, sono venuti a contatto. E quindi riformulare appunto questa narrazione che colloca la donna in un ruolo definito, stabile, e che ogni qualvolta la donna vuole, prova ad uscire da questo incasellamento in qualche modo, può finire male per un uomo. E la Murgia e la Lipperini insistono sugli aggettivi che vengono spesso riservati anche a un uomo che è artefice di una violenza così tragica, di un omicidio, ovvero sempre aggettivi che cercano in qualche modo delle attenuanti, per cui ci risentiamo, e le due attrici sono molto brave perché rielencano anche i titoli dei giornali, anche qui ritornare a riflettere sul linguaggio, il nostro, quello dei media, e appunto era disperato, era depresso, oppure era pazzo di rabbia, oppure è stato preso da un raptus di follia omicida.
tutte attenuanti addirittura a togliere la colpa dall'azione dall'uomo e in qualche modo a restituire questa colpa e questa responsabilità alla donna che avrà fatto qualcosa per scatenare una reazione. Questo è importantissimo anche da, per veicolare ai ragazzi, così come un altro concetto delicato e importante su cui insistono le due autrici è che nel momento in cui la donna prova a liberarsi della propria sofferenza, a scegliere appunto in libertà quale deve essere la propria via, ecco lì viene fermata, perché la scelta di liberarsi dalla sofferenza propria implica la sofferenza dell'uomo, quindi anche lì la donna deve essere ricollocata in una cura, che purtroppo in qualche modo è la dinamica che è anche accaduta nell'ultimo tragico omicidio di Giulia, l'episodio di Giulia Cecchettini e di Filippo Turetta, un episodio che ovviamente ci ha sconvolto più di altri, perché in quel caso specifico non era un uomo adulto, un uomo dei suoi 40 anni, sui 50 anni, preso da gelosia o frustrazione, ma appunto era un giovane. E oggi devo dire abbiamo veramente onorato nel nostro umile, semplice, onesto modo una riformulazione di tutto un vocabolario che prende in considerazione le emozioni, le parole, che poi è la grande lezione che ci ha lasciato Murgia e che ancora ci commuove, perché la sua lotta è stata proprio quella di incominciare dalle parole. Ora non so se qualcun altro vuole, appunto, visto che ci troviamo in un incontro così, così collettivo, così aperto, così sereno, se appunto sia Lisa Ginzburg vuole dire qualcos'altro o anche il sindaco se vuole. Sì, no, volevo solo aggiungere che questo libro, che ripeto ragazzi, comunque vi invito a leggere perché non è difficile, diciamo, lo penso adatto anche alla vostra età, ha anche il merito di condensare in poche pagine, sono meno di 100 pagine, un percorso che mostra tutti i luoghi comuni, cioè il grande problema di questo dibattito che andrebbe tutto riformulato, rinaugurato, ripensato, è il fatto che ci muoviamo tra luoghi comuni sul maschile, sul femminile, sui rapporti tra gli uomini e le donne, su come deve essere una relazione amorosa tra un maschio e una femmina, su come le femmine possono e devono rapportarsi ai maschi e viceversa. E il luogo comune è drammatico perché è incistato, si dice, è radicato, è antico, e il luogo comune va sradicato, che è un lavoro, mi viene in mente veramente una metafora, è come con una zappa sradicare le zolle, cioè bisogna agire molto in profondo e andare molto indietro nel tempo. E insisto a dire che spetterà molto a voi nel futuro e d'altra parte anche a noi adulti nel presente. Bisogna avere anche la umiltà di ricominciare da capo. Il film a cui Romana ha lavorato con Paola Cortellesi ha il merito di ricominciare da capo. Bisogna tornare indietro e bisogna ripartire quasi da zero, perché il luogo comune ha un'azione velenosa, perché irrora tutto. Di nuovo torno alla metafora della terra e dell'acqua, cioè agisce sotto traccia sempre, prima si diceva sotto pelle, ma c'è anche il sotto traccia, e tutta la cultura quantomeno italiana, ma purtroppo non solo italiana, è irrorata da tante generazioni, e quindi bisogna avere questa grande modestia, ma anche questa grande energia dettata dall'urgenza di ricominciare. E anche voi professori avete grande responsabilità per questo, ma soprattutto i ragazzi a risettare la mentalità. È un lavoro capillare quello che va fatto. Grazie. Mi piace lasciare al sindaco a questo punto anche qualche parola. Io posso concludere dicendo che sono veramente soddisfatto di questo incontro. Ecco, come diceva giustamente la nostra scrittrice, alla fine deve essere un lavoro capillare, un lavoro che deve necessariamente coinvolgere
tutte le istituzioni, e credo che oggi abbiamo trattato degli argomenti così importanti, così sensibili, anche difficili forse in qualche modo da affrontare, poi con una platea di veramente giovanissimi, e l'abbiamo trattati credo in un modo assolutamente leggero, e quindi questo mi fa veramente piacere, era lo scopo, era l'obiettivo, ci siamo riusciti. E dicevo, quindi, una tavola rotonda dove sono state rappresentate un po' tutte le istituzioni. Sono onorato di aver avuto con noi i comandi provinciali delle nostre forze dell'ordine, prima il colonnello, adesso il generale De Luca. Ecco, anche il loro intervento e la loro testimonianza è stata fondamentale per far capire come insieme alla scuola, insieme alle istituzioni, ai comuni e insieme, ecco, al mondo della cultura si possa in qualche modo parlare di temi importanti e creare quella consapevolezza della socialità, quella consapevolezza della comunità che credo sia fondamentale oggi per far sì, ecco, che nel futuro non accadano più certe cose. Quindi io veramente vi ringrazio tutti uno per uno, ognuno per il contributo che ha lasciato questa giornata. Ringrazio la nostra dirigente e mi è piaciuto molto, ecco, come sono state messe in fila quelle quattro parole, perché effettivamente quella è forse il messaggio più importante che volevamo lanciare oggi attraverso queste quattro parole che hanno un nesso di casualità, cioè non è che sono state scelte a caso. Io non so adesso chi della fondazione abbia partorito questa idea, ma ecco, e a lei allora va un grande applauso da parte di tutti noi, perché ecco, partorite così e messe in fila in quel modo la nostra dirigente, ecco, sono il messaggio importante. Chiaramente un grazie a Romana per essere stata qui con noi, è stata gentilissima, bellissima, e credo che i nostri ragazzi ne siano entusiasti perché hanno visto il film pochi giorni fa. Saluto, anche se non è presente, l'assessore Casucci, purtroppo anche lui bloccato nel traffico, però insomma so che ci teneva molto a essere qui quest'oggi. Tra l'altro, con l'assessore della Regione Campania Casucci è stato il mio primo incontro istituzionale da sindaco, quindi avrei avuto piacere di salutarlo oggi e di rivederlo, però purtroppo per altri fatti non è stato qui con noi, ma lo salutiamo e lo ringraziamo anche per il sostegno che ogni anno dà alla rassegna. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata.